Ultimo drop, vedi. Beh, così. Raga, quest'oggi siamo qua tornati con Angelo. Per ora 99 coppe, ma alla fine del video quante coppe lo avremo? Ovviamente in tutto questo andiamo a prendere anche i tre drop del giorno, per forza. Vi ricordo like, iscrizione, scampanellata tattica. Solito, in fondo allo shop ci sta sempre lui. Quanto è lungo sto shop, il codice Raxor. E ora andiamo in game. Ok, prima partita andata. E tra l'altro sto giocando con Lorenzo e Fanto. Trovate come sempre il loro Instagram in descrizione. Vediamo un po' se il primo drop ci dà un bel raro. Ottima partenza. Ragazzi, altro drop, siamo alla quarta vittoria. Oh, già epico, attenzione. Mitichino, rimasto epico, che però ci va a dare. Niente, punti energia. Ultimo drop, vedi. Beh, così. Qua, raga, si fa piccante la situazione. Oggi big content, rank 30, speriamo. Più questo qua. Allora, nel Mega Mega abbiamo trovato 25 punti cosi, punti energia. Qua non puoi darmeli, giustamente. Nella star power, che sbocco, la cosa peggiore. E niente, vabbè. Ragazzi, credo che vincendo questa siamo a rank 20. Non ne sono sicuro, ma dalla chat mi stanno dicendo di reccare, quindi io mi fido. Già che avevo skippato il rank 15 e quello lì ve lo volevo pure mettere, però beh, rank 15 alla fine capirei nulla di che. Rank 20 è giusto metterlo. Qua attenzione che non è che sia così buona la situa. Adesso in realtà sì, se tante volte riuscissi a dare il colpo di grazia. Beh, ci sta anche il Harry, cioè Phantom. Molto bene. Comunque, beh, per ora Brawler molto forte, abbastanza skillato, perché giustamente bisogna mirar bene e soprattutto bisogna anche... No, bisogna mirar bene fino a... Ah, no, cioè, ecco, tipo, vabbè, guarda, sono stato stunnato, non potessi fare tanto. Bisogna mantenere la distanza dagli avversari, se no ti massacrano se azzardi un po' troppo il push. Come già vi ho detto anche nel video di ieri, in realtà, no? Nulla di diverso. Però, sì, insomma, qua devo stare molto attento al buzz, che se mi usa di nuovo la super è un grande problema. Grande intanto Fanto, che ha fatto robe incredibili. Ecco, appunto, il buzz. Stavolta però ho usato la super in tempo e poi era il gadget. Beh, il gadget con la super lo vado più o meno a counterare, quindi va anche bene. Partita vinta e dunque più 8. Effettivamente la chat aveva ragione, anche donation di Emanuele, grazie mille. Quindi niente, chiaramente si va avanti, ovvio. Sembra che tu stia giocando contro Botanica. Con chi è che sto giocando Botanica? Raga, procediamo, siamo a 590 qualcosa, vincendo questa dunque andiamo a 600 più. Anche se, vabbè, per ora non è che sia cambiato chissà quanto dalle 500. Però visto che non va messo quella delle 300, vi metto piuttosto questa. Qua il Grom, se tante volte lo... Anche Sandy, se una hit mi entrasse sarebbe tipo incredibile. Infatti, no, ricordiamo la vita, ma molto pericolosa la situa. Però se il Grom... Ma Lore, vuoi far tutto te? Non c'è problema. Questa hit mi è piaciuta particolarmente. Se magari il colpo di grass si arrivasse, ma glielo darà Lore, ottimo. Molto bene. Comunque purtroppo abbiamo perso una partita. Non mi ricordo se è stata prima o dopo delle 500. Forse prima in realtà. Vabbè, eravamo in una win streak abbastanza carina. Purtroppo l'abbiamo persa, ma adesso l'abbiamo ripresa abbondantemente. Questa credo vinta tipo alla velocità della luce. Bella per il Grom, fantastico. Ok, dunque con questa vittoria si sale al 22. Ma ancora niente, dobbiamo andare avanti. E dunque 7.40, procediamo. Lo stavo dicendo prima alla chat, però la cosa strana è che più stiamo salendo con le coppe, più vi giuro che è facile vincere. Non ha senso, c'ho il matchmaking che è buggato, è al contrario. Non sto scherzando, le partite a 300 coppe erano più lunghe e più difficili rispetto a queste che, insomma, siamo a 7.50. Ok, non saremo chissà quanto alti, però capito, no? È più facile adesso che a 300. Questa è la cosa paradossale. Quindi vi giuro, se dovessimo arrivare al rank 30 seguendo questa stessa logica, posso dirvi che a me va benissimo. È ovvio che non andrà così. Sicuramente verso le 8.50 magari arriveranno i primi problemi. Però vabbè, comunque va bene. Nel senso, per ora stiamo andando alla grande. Questo è quello che conta. Qua, caro bro, guarda, se tante volte ti entrasse un colpettino fantastico. Corvo, se mi pushi ti counter grazie alla mia super. Stesso discorso per Mico. Certo, adesso però la super che l'ho usata nessuno mi pusha. Brock dovrebbe essere sempre lì, infatti. E qua credo che ci andrò a morire malamente. Invece no, manca soltanto lui. Vediamo se riesco a dare il colpo di grazia, purtroppo no. E grazie mille anche per questa sub incredibile a Keksta, che ha boostato il contenuto con questo rank 25, 31 win di fila. Ma il bello deve ancora arrivare. Ok, rieccoci, per ora siamo 8.70 come vedete. Faccio una piccola pausa, probabilmente domani quindi ci sarà un'altra mappa. Però rank 30 si fa. Ok, rieccoci, due giorni dopo, siamo a 942 coppe. Se la vinciamo intanto si va a 9.50. Popo a un passettino dal rank 30. Vediamo Iris Fang Mandy. Dio, Mandy in sta mappettina ancora non c'ero uscito.
partita quest'oggi. Vabbè, comunque la strategia qua è molto semplice. Tendenzialmente qua si mette lanciatore e doppio long range, visto che abbiamo più che altro anche Iris soprattutto molto forte. Di solito Iris Piper, Iris Brock. Quindi la mia parte è quella di fare ciò che dovrebbe fare Brock, molto banalmente. Molto molto forte in questa mappa. L'unica cosa è che tendenzialmente dalla mia lane ho sempre le Piper, e le Piper, a meno che non ho il colpo avvelenato, purtroppo non riesco mai a buttarle giù. Però vabbè, quello per ora non mi sembra un problema. Ecco, Iris invece non è male per niente. Anche Mandy, forse con un colpo non butto giù neanche loro. Qua amico mio vado esattamente adesso. Ok, vedi 700 di vita infatti. Però va bene, soprattutto col colpo avvelenato. Vabbè, col colpo avvelenato tendenzialmente si butta giù chiunque. Col gadget qualcosa di buono qua lo posso fare, anche senza gadget in questo caso. Però probabilmente grazie al gadget che abbiamo fatto sì che si spostasse la bro. E provo a fare di questa e non è servito. Speravo che mi aiutasse a recuperare più vita in tempo. Ma vabbè, peccato, sì, per un pelo non ero avvelenato. Ma ci vai giù lo stesso, ok. Qua appena uno si avvicina faccio così. Oh, attenzione che Fang stava per passare. Zitto, zitto. Abbiamo preso un'altra super. Direi che si può usare senza troppi problemi. Se qualcuno magari venisse in sta zona sarebbe tipo bellissimo. Mandy, tu che stai ferma, mannaggia a te, come fare? Vabbè, ad ogni modo 9-1, direi vinta senza troppi problemi in teoria. Soprattutto se... perfetto. Ah no, pensavo di aver ucciso la Mandy, ma no. Molto bene, quindi grado 29 fatto. Ce la faremo a fare il rank 30? E dunque, raga, 6 più 3 di win streak fa 9. Vincendo la prossima c'è un bel 6 più 4. Ti prego dimmi che non c'è una Piper, mi è sembrato ad averla vista. Non c'è la Piper, buono. In realtà a me la Piper crea grossi problemi. Molto interessante anche che ci sia un Eugenio, mi piace. Vediamo, raga. Ovviamente, beh, la mappa è sempre rimasta quella. E vi devo dire, non è così difficile da fare sto rank 30, volendo. Anche vero che, vabbè, sicuramente sto giocando con due player molto bravi, e quello è chiaro che fa molto la differenza. Però nel senso, rispetto ad altri brawler che ho fatto al 30, questo non è stato così sofferto, ecco, mettiamola così. Ad ogni modo, belli concentrati adesso, che qua è un attimo scammare. Beh, oddio, Eugenio da quella distanza in realtà problemi non me ne va a creare tipo mai nella vita. Sarebbe molto buono se prendessi la super velocemente, così riesco a buttare giù Eugenio con una facilità estrema col veleno. Quindi, caro Eugenio, guarda, un altro colpettino potrebbe starci molto bene in questo momento. Che vabbè, ha preso la super, ma non sono preoccupato. Nel senso, lui, vabbè, sa che sono qua. Io vado di gadget. Posso provare a prendere il semino. Ok, l'ho anche killato, buono, buono. Dai, 3-0, la partenza è già molto buona. Provo ad andarti di veleno adesso. Ovviamente Eugenio si allontana. Però, avvicinati un attimo. Ok, preso, però non so se l'ho preso col veleno. L'ho preso col veleno, let's go. Beh dai, 4-0, la partenza è molto buona. Qua provo ad andare di gadget, che forse non se l'aspetta. Niente, devo usare. Annaggia, però aspetta, vado adesso, vediamo. No, non l'ho preso, peccato. Annaggia. Ok. Ok, hit entrata, va bene. Con molta calma ritiriamo la super di qua e vediamo se riusciamo a hittare qualcuno che col veleno li vado a shottare. Mi sto avanzando troppo, non va bene. Niente, purtroppo a sto giro non l'abbiamo sfruttata al meglio. Però nel senso, ragazzi, va bene, stiamo vincendo, abbiamo anche un discreto vantaggio. Questo è quello che conta. Non è che dobbiamo per forza strafare con le kill. È il momento migliore quando abbiamo la super, ma obiettivamente questo potrebbe essere un problema. Però ho preso anche io la super e non è male. Qua, caro Eugenio, se magari ti riuscissi a prendere, ti giuro sarebbe stupendo. Vado adesso, che okay, l'ho preso, però mi sa che era finito il veleno, mannaggia. Ah no, invece no, let's go, l'ho killato. Dai, dai, partita delle mille coppe, anche abbastanza simpatica, no? Tutto sommato, qua sicuramente ci andrà giù. Ma va bene, non è un problema per ora. Mancano 20 secondi, far 4 kill in così poco tempo, posso dire che è abbastanza impossibile, se non impossibile. Eugenio, se tante volte ti arrivasse il colpo di grazie, annaggiata. Ok, super, forse riesco a killarlo. No, volevo far la kill finale. Però forse sul qualcuno. Niente, non ce l'ho fatta. Vabbè. Va bene, 7-3 l'abbiamo vinta. Se non ho fatto male i conti, dovrebbero essere sì, 6 coppe più 4 di win streak. Guarda che bello, rank 30, 1000 coppe precise, precise. Ad ogni modo, ringrazio ancora Lorenzo e Pablo. Trovate i loro social giù in descrizione. Per il resto, un bel like, iscrizione, scambarellata tattica. Noi, come sempre, ci becchiamo alla prossima con un nuovo video. Bellissima.